Benvenuti in Leggenda Sbug, qui è Francesco Almasio e oggi voglio analizzare con voi una nuova novità molto importante per la privacy introdotta con l'ultima versione di Firefox. Firefox è un browser web che è disponibile anche per mobile ed è uno dei primi, per quanto riguarda anche il mobile, ad introdurre un certo tipo di protezione. Andiamo subito a vedere sul sito e poi vi mostrerò il primo avvio di Firefox. Come vedete è il primo browser con navigazione anonima e protezione antitracciamento. Al momento nessun altro browser per smartphone offre una funzione simile, ad esempio la modalità di navigazione in incognito di Google Chrome cancella la cronologia di navigazione, i cookie e la cronologia di ricerca solo dopo aver chiuso una pagina, senza bloccare in tempo reale i siti che possono raccogliere informazioni. Quindi è un passo molto importante per offrire un'esperienza di navigazione nel rispetto dei propri dati personali che solo Mozilla è riuscito ad offrire ai suoi utenti. Tramite il nuovo centro di controllo di Firefox potrete anche disabilitare la funzione antitracciamento per quei siti ritenuti attendibili dove avrete bisogno di condividere le vostre informazioni. Per finire sono stati rilasciati anche nuovi strumenti dedicati agli sviluppatori come il nuovo Animation Tools che permette di gestire e realizzare animazioni ancora più curate e realistiche. Come vedete Mozilla Firefox è già disponibile per Windows, Mac e Linux ed è anche per Android. Come vedete in questa sezione vi lascerò ovviamente i link in descrizione, potete scaricarvi l'ultima versione. E questo è praticamente il sito di Firefox, magari non lo conoscete. Come vedete la nostra missione è le persone al primo posto, la società internet più affidabile per la privacy. Si adatta alle tue esigenze, è più veloce, infatti come vedete come nei confronti è uno tra i più veloci rispetto ad esempio Opera Next, Chrome, Internet Explorer 10 e Opera. Poi abbiamo come vedete la sync per poter trasferire tutti i preferiti e altro sui vari dispositivi. Hello, che è permette di fare conversazioni video con chiunque e ovunque tramite dei link, troverete maggiori informazioni in questa sezione. E poi, come vi ho detto, la navigazione anonima. Infatti abbiamo navigazione anonima, Firefox non conserverà in memoria la cronologia, le ricerche e i cookie, salverà invece solamente i segnalibri aggiunti e i file scaricati durante la sessione. E poi la protezione antitracciamento, riduce al minimo la capacità di terze parti di tracciare la tua attività di navigazione su numerosi siti. Ulteriori informazioni, ovviamente in inglese, vi spiegherà tutte le opzioni su come attivare la modalità privata e molto altro, insomma, come vedete è tutto dettagliato. Poi, per quanto riguarda Android, la stessa cosa, come vedete abbiamo la panoramica su per quanto riguarda tutti i preferiti e tutto gestibile tramite tocco personale. Disponi i pannelli della schermata principale come preferisci, aggiungi nuovi elementi, nascondili o rimuovili finché non trovi l'assetto ottimale per avere i tuoi preferiti a portata di tocco, quindi è veramente ben fatto. Abbiamo anche, come vi ho detto, la navigazione anonima. Come vedete, riduce le tue tracce digitali. Permette di accedere a servizi bancari online da dispositivi condivisi. Nome utente e password non vengono memorizzati. Per organizzare una sorpresa, come un compleanno o un viaggio, i siti che hai visitato ti rimangono un segreto. Centro di controllo ti guarda alle spalle. L'icona dello scudo a sinistra della barra degli indirizzi indica che è stata attivata la protezione contro potenziali tracciamenti. È possibile disattivare la protezione antitracciamento completamente oppure per singoli siti a seconda delle tue preferenze. Poi qua abbiamo varie opzioni di spiegazione e altro, basterà andare su questo sito che ovviamente vi lascerò in descrizione. Ma andiamo subito a vedere il primo avvio di Firefox. Ovviamente mi chiederà di fare le importazioni dei preferiti
Io per ora non lo attivo perché voglio avere proprio un browser nudo e crudo per vedere un po' anche la velocità di navigazione. Vediamo un po'. Come vedete, questo è il Mac che sta controllando. L'applicazione scaricata, sì, aprila. Non importare nulla, continua. E vediamo un po', perché è veramente da tantissimo che non ho installato Firefox, utilizzo soprattutto... aspettate. No. Diciamo non adesso. Come browser predefinito utilizzo, come vi stavo dicendo, soprattutto Chrome e Safari. Come vedete, vi spiega anche come provare la nuova navigazione anonima. Basterà andare qua, cliccare su finestra di navigazione anonima, e questa, come vedete, è la nuova navigazione anonima. Non vengono salvati cronologia, ricerche, cookie, file temporanei, vengono solo salvati i file scaricati e i segnalibri. E poi abbiamo la protezione antitracciamento attivata. Scopri come funziona, vi manderà ovviamente al sito e vi spiega. L'icona raffigurante uno scudo, come vedete qua, segnala che la protezione antitracciamento è stata attivata. Gli elementi in grado di monitorare la tua attività online sono stati bloccati. Differenze nell'esperienza di navigazione: alcune sezioni della pagina potrebbero non venire visualizzate, ciò significa che sono state bloccate, in quanto potrebbero consentire a terze parti di tracciare le tue abitudini di navigazione. Personalizza la protezione antitracciamento. Per disattivare la protezione antitracciamento sul sito web che stai visitando, basta cliccare su Disattiva protezione per questa sessione. Tutto chiaro. E come vedete, abbiamo capito appieno come funziona. Come vedete, potrete anche spostare le varie opzioni dalle preferenze, se non ricordo, personalizza, e potrete, come vedete, spostare le varie opzioni, potrete anche metterle dove vorrete. Nel mio caso, ad esempio, vorrei il tasto home che sia ben visibile. E in questo modo, quando noi cliccheremo sul tasto home, ci rimanderà alla home, che in questo caso è la pagina di ricerca principale di Mozilla Firefox. Come vedete, qua in basso potrete gestire i download, segnalibri, cronologia, le app, i componenti aggiuntivi che sono le estensioni, le sync e le preferenze. Spero che questo video vi sia piaciuto. Tenete d'occhio la privacy perché è una cosa molto importante. Lo troverete tutti i link in descrizione. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video.